Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Io sono Eddie. Roberto. E oggi siamo con... Oggi abbiamo un ospite molto gradito. Abbiamo con noi Dario Sottocorno, che è uno psicologo e un attivista di Laboratorio 53. E con lui oggi parleremo di mindfulness, ma come va? Come stai? Bene, bene, grazie, buonasera a voi, buonasera a tutti gli ascoltatori. E direi che sto abbastanza rilassato. E questo è ottimo, anche perché qui a Radio 32 serve. Siamo sempre alle prese con problemi tecnici incredibili. C'è sempre un po' un'ansietta, no? Tipo, ma la connessione andrà, non andrà? Perché dovete sapere che questa radio viene fatta con un budget veramente... Ma proprio, no? Ma certo, certo. Proprio, proprio basso, 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 ma con tanto, tanto cuore. Certo, certo. Quindi parleremo di mindfulness, che per chi non lo sapesse, diciamo, è... Parliamo di meditazione, tecniche meditative, contemplative. E prima di partire, ovviamente, la sigla. La sigla. Rieccoci, rieccoci. Sì, rieccoci. Allora, guarda, prima di dare la parola a Dario, vi volevo raccontare quello che ho, la bella esperienza che ho fatto oggi, condivisa con Dario, perché qualche giorno fa un'amica mi ha detto che alla città dell'Utopia, qui a San Paolo, c'era questo laboratorio di meditazione per attivisti e operatori sociali, e quindi ho detto: allora, prima di andare in radio vado a fare una bella meditazione. Finalmente qualcuno che si occupa degli attivisti sociali. Ho detto: no, finalmente qualcuno che si occupa del loro benessere psicologico, emotivo. E quindi cosa ho fatto? Ho contattato Dario e gli ho detto: guarda, mercoledì ti vorremmo intervistare in radio, e anzi, prima di andare in radio voglio condividere con te questa esperienza in modo tale da poterla anche confutare, raccontare. E quindi oggi pomeriggio sono andato alla città dell'Utopia e ho fatto questa bellissima esperienza, che però merita che sia raccontata da lui, perché è sì, giusto che sia lui a raccontarlo. Quindi la parola a Dario. Dario, chi sei? Allora, messa così è minaccioso, cioè presentati, referenze. È una domanda profonda, cerchiamo di semplificare. Allora, diciamo che quello che faccio, cercare di fare lo psicologo e di fare onestamente l'attivista per Laboratorio 53 e di portare avanti diversi progetti che sono rivolti all'inclusione e alla partecipazione dei migranti. E insieme a questo il laboratorio di meditazione per attivisti. Senti, visto che molti di coloro che ci ascoltano non è detto che sappiano né che cos'è la città dell'Utopia né che cosa sia Laboratorio 53, ti chiederei di raccontarci che cos'è la città dell'Utopia e che cos'è Laboratorio 53. Ok, la città dell'Utopia è un luogo molto particolare all'interno del quartiere San Paolo, perché già come si presenta è molto speciale. Si tratta di un casale al di sopra di una collina nel mezzo di un quartiere pieno di palazzi residenziali, ed è la sede di diverse associazioni. In particolare il progetto La Città dell'Utopia viene portato avanti dall'associazione Servizio Civile Internazionale, che è un'associazione che si adopera per il pacifismo attivo e per il dialogo tra persone di diverse provenienze e di diverse culture, e accoglie al suo interno diverse associazioni,
Tra queste possiamo citare EduRaduno, che si occupa di educazione, possiamo citare Libellula, che si occupa di diritti per gay, lesbiche e transessuali, e possiamo anche citare Laboratorio 53, che è l'associazione di cui faccio parte, che lavora con i migranti, i richiedenti asilo, e si occupa della loro vita quotidiana al di là delle necessità di base. Quindi tenta di spingere verso la partecipazione, la parità, l'orizzontalità e le persone in quanto persone complete in tutti i loro aspetti. Cosa importante, anche ricordiamo che oggi è appunto la giornata mondiale del profugo, certo. E nel fare questo ricordiamo a chi ci ascolta e ci sopporta di andare ad ascoltarsi la puntata di ieri delle Pigne in Testa, in cui abbiamo intervistato Alberto Barbieri, coordinatore di MEDU, Medici per i Diritti Umani, che ci ha smontato un sacco di semplificazioni, fake news, tutto quel vociare che c'è attorno appunto alle migrazioni, al processo di accoglienza, facendoci vedere appunto la complessità della situazione e così l'esperienza, quella diretta, quella, sì, la realtà oltre appunto. Diciamo. Sì. Adesso un po' di musica e poi entriamo con l'argomento della puntata, ovvero mindfulness e dintorni, ovvero quando respirare non è dato per scontato, accadono cose. Roberto, te com'è andata? Sì. No, guarda, io veramente sono contentissimo, è andata benissimo e anzi io mi sono ripromesso di riprendere il corso di meditazione fin da settembre, e anzi Edgardo, secondo me da settembre, appena riprenderemo la nostra trasmissione, prima di iniziare 10 minuti, un quarto d'ora di meditazione assolutamente. Sì. 10 minuti, 5 minuti, 2 minuti. Adesso ci facciamo dire da Dario le varie indicazioni per capire, entrare bene nell'argomento. E prima di entrare nell'argomento, quindi metto una canzone di quelle rilassanti, l'IQ, molto, molto proprio meditativa. Quindi entrare, rilassatevi, che fra un po' parliamo del fatto che se la vostra pancia si riempie, qualcosa accade. Io ti chiedo di rifare questa cosa che...
bellissima. Bello. Bellissima sensazione, sì. Sì, 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 sì. E allora, entriamo nell'argomento. E Dario, che cos'è la mindfulness? Partiamo proprio da questa domanda. Partiamo da una definizione abbastanza semplice che contiene in sé mondi, mi verrebbe da dire. Comunque la mindfulness si definisce come un modo particolare di prestare attenzione, cioè in modo intenzionale, non giudicante e momento per momento. In questo ci sono veramente tanti significati, però questa è la riduzione, l'essenza dell'approccio meditativo che viene applicato all'interno della mindfulness, quindi quella che cerco di facilitare, trasmettere, forse insegnare agli altri. Quindi il fatto di portare l'attenzione, no? Innanzitutto l'attenzione su cosa viene, cioè qual è l'oggetto d'attenzione, dove andiamo ad appoggiare l'attenzione? Ok, l'attenzione in sé è libera, in generale nella vita, infatti possiamo vedere che la nostra attenzione si poggia su cose diverse in ogni momento. Per allenarla in modo intenzionale, con la mindfulness, portiamo l'attenzione sul respiro. E questo diciamo che è l'esercizio di base. La mindfulness ha una tradizione millenaria, no? Mm-hmm. E da dove viene? Allora, la mindfulness è una figlia, ma forse una nipote, un po' lontana delle filosofie e delle pratiche religiose meditative che vengono dall'Asia. Principalmente stiamo parlando dell'India settentrionale, dove si è sviluppata maggiormente. Quindi la tradizione buddista sicuramente è il punto di riferimento per queste pratiche. E come si parte da appunto una tradizione buddista e a un certo punto si arriva alla mindfulness, no? Da quello che so, a un certo punto è stato proprio un gruppo, no? di americani, se non sbaglio. Sì, no? Sì, c'è un nome, c'è un colpevole. C'è un colpevole. Biologo americano che, se lo vedi in foto, sembra un po' un incrocio tra il Dalai Lama e Steve Jobs e c'ha il nome di un cavaliere Jedi di Star Wars, cioè questo. Cioè, stiamo parlando degli anni 70. Sì, New Age, esatto, quindi. Sì, però si discosta un po', perché l'insegnamento di questo personaggio, che si chiama Jon Kabat-Zinn, che insegna tuttora, è esplicitamente distaccato dalle dimensioni contemplative religiose. Okay. Lui ha preso la meditazione di tipo buddista e l'ha portata in un contesto scientifico e occidentale. Okay. Quindi diciamo accessibile a tutti. Okay. Quindi tra virgolette, permettetemi il termine, liberato dalla tradizione originaria, però, cioè nel senso l'ha importata negli Stati Uniti, cioè introducendo gli elementi più fruibili per un'utenza per l'occidentale. Guarda, io direi estratto, perché quello che ha fatto è stato cercare di espanderne il beneficio a delle persone che ne avevano veramente bisogno, perché la prima applicazione in assoluto della mindfulness è stata proposta all'interno dei reparti di cure palliative, quindi per la cura del dolore. Okay. E da qui stiamo però parlando di una pratica che coinvolge moltissimi aspetti della vita e non soltanto la gestione del dolore, bensì una pratica che può essere veramente intesa come uno stile di vita e che può, diciamo, permeare la quotidianità delle persone, anche senza andare in contrasto con credenze religiose o spirituali precedenti. Quindi è un estratto di grande potenza, più che una ripulitura. Ah, ok, perfetto. C'è dibattito su questo, no, comunque, perché io chi ovviamente si allinea appunto alla tradizione vede nella mindfulness magari un'operazione commerciale. C'è stato questo discorso, certo, no? Appunto di semplificare troppo, certo, no? E quindi infatti, vedi, torniamo alla trasmissione interessantissima di ieri sera, no? La conversazione che abbiamo fatto ieri sera, che a volte la semplificazione però non è che aiuta a capire la complessità
delle questioni, certo, no? Certo, quindi nel momento, diciamo che secondo, dal mio punto di vista, è stata un'ottima operazione per introdurre delle pratiche millenarie all'interno degli ospedali, nella cura di diverse patologie. E questo è sicuramente per l'Occidente una grande innovazione. Ovviamente per chi invece pratica questo tipo di tecnica anche a livello contemplativo o comunque viene da un certo tipo di tradizione, dice sì, ma quello non è esattamente quello, è appunto solo l'inizio, no? Certo. E quindi c'è diatriba. Io penso personalmente che nel momento in cui si porta le persone a fare attenzione a respirare di pancia, si fa un beneficio per tutti, perché comunque soprattutto quando si insegna alle persone a respirare, perché non è banale respirare. Assolutamente, assolutamente. Infatti respiriamo tutti con una respirazione toracica. Certo. E quindi siamo belli affannati, cioè, anche quando utilizzare il diaframma, no? Se ricordo bene. Sì, Dario, proviamo a convincere, dobbiamo fare i testimoni di Geova della mindfulness senza suonare il campanello. Okay. No, dai, proviamo a convincere, spiegare a chi proprio non ne sa niente. Certo. Uh-huh. Solitamente utilizziamo mia nonna per immaginarci questa situazione. Spieghiamo a mia nonna che fuma 25 sigarette al giorno e sta tutto il tempo davanti alla TV, perché respirare di pancia può svoltargli la vita. Allora, respirare di pancia può aiutare, perché dover fare quel piccolo sforzo di consapevolezza, di attenzione per respirare di pancia, di per sé è buono per la volontà, numero uno. Numero due, respirare di pancia è rilassante, nel senso che quando uno sente la pancia che si alza e si abbassa, semplicemente si mette in connessione con il ritmo del suo respiro, e essere uniti al respiro è proprio come essere nel proprio salotto di casa. È una cosa che ci fa stare a nostro agio. Beh, sai che mi sembra convincente. Tra l'altro, guarda, ti vorrei chiedere, perché io ho fatto yoga tanti anni fa, ho fatto anche un percorso brevissimo di bioenergetica e quindi non ricordo benissimo, ma dove si trova il diaframma? Quando uno dice dovete respirare col diaframma, io lo cercavo, ma l'ho lasciato a casa il diaframma. Allora, sai la gabbia toracica? Ok. Hai presente? Certo. Le costole, sì, i polmoni dentro. Certo. Ecco, sotto c'è una parete orizzontale, ok? È come il pavimento della cassa toracica. È un muscolo proprio orizzontale, quello è il diaframma. Ok. Comunque a me quando dicevano devi respirare col diaframma avevo delle difficoltà. Non è facile respirare col diaframma. Non è facile respirare col diaframma. Tra l'altro è una cosa che uno può scegliere di fare e non fare deliberatamente, anche all'interno di un percorso di mindfulness. Senza saperlo. Esatto. E in ogni caso è di beneficio, è di estremo beneficio. Questo lo appoggio tantissimo. E anzi, fare una meditazione sul diaframma, secondo me, può essere molto interessante. E quello che capita fondamentalmente è che attraverso la pratica mindfulness ci si accorge anche di quanto si è tesi, no? Quindi magari uno prova a respirare di pancia e si rende conto che appunto magari è teso, magari c'è un respiro un po' affannato, che però reputa essere un respiro normale. E quindi quando si entra in uno stato invece più meditativo, quello che succede, Dario, è cominciare proprio a percepire la realtà in maniera diversa. Come ti sei avvicinato a questa pratica? Allora, mi sono avvicinato a questa pratica con un'esperienza esotica, perché mi sono trovato in viaggio in India. La mia prima esperienza di contatto con queste pratiche infatti è stata direttamente con una di quelle tradizioni delle quali stavamo parlando prima. Nel particolare grazie a una persona molto vicina a me che all'epoca insegnava meditazione e yoga, ho cominciato a praticare la meditazione Advaita Vedanta, cioè la meditazione non dualistica di tradizione induista. Uh-huh. All'epoca praticavo con un mantra, quindi lo ripetevo in modo ritmico nella mia mente e qualche volta anche a voce, lo faccio ancora, e quello è stato il mio primo contatto con le pratiche meditative. Onestamente è una cosa che veramente può pacificarti. Ed è una cosa che ti può far stare allineato con quello che succede, anche con le tue emozioni.
Per questo personalmente l'ho provata e dopo un po' di anni di pratica ho capito che poteva anche essere una cosa molto bella da trasmettere agli altri. E dicevi quindi meditazione non dualistica, visione non dualistica, visione non dualistica, che traduco per mia nonna. Nonna, allora, visione non dualistica è quando fondamentalmente soggetto e oggetto non sono divisi, ma sono tutt'uno. So che è complicato, però, sempre rivolgendomi a me, hai presente, nonna, quando guardi sentieri e sei totalmente fusa con... con il programma e sei totalmente immersa in quello che fai e non ci sei più tu e quello che fai, sei esattamente quello che fai e c'è una forma di benessere. Allora, questo anche è... le brioche valgono. Anche le brioche? Anche no, le... ma c'è una libertà incredibile, sì, in sì, come le persone scelgono. Sì. Molto. Adesso, mentre Dario mi picchierà per questa riduzione o semplificazione, un po' di musica e poi torniamo con la mindfulness e i dintorni. Rientriamo così. Rientriamo. Ma senti, una domanda, come si dice, una domanda fuori luogo, ma neanche tanto. Come si chiama questo aggeggio che produce questo suono così delizioso e che funzione ha durante i tuoi laboratori? Allora, intanto ve li descrivo. Sono due bellissimi piattini spessi, fatti in una lega di metallo, uniti da un filetto di cuoio. Vengono battuti uno contro l'altro e ci sono dei simboletti buddisti sopra, vabbè, questo è un dettaglio. Si chiamano cimbali, sono uno strumento tradizionale che viene dal nord dell'India, dal Nepal, e servono per condurre le meditazioni essenzialmente. Sono veramente ottimi per dare il senso di un inizio e di una fine di qualcosa. E la cosa bella è che quando li senti è molto facile che tu sia attento. È un risveglio alla consapevolezza. È la stessa funzione che uno ha con il respiro per essere nel presente. Tra l'altro, io quando lui li ha suonati per terminare la meditazione, ho detto: no, è finita la meditazione. Un po' come a scuola, l'hai vissuta subito come una campanella della scuola. A scuola non vedevo l'ora che suonava la campanella, invece stasera avrei fatto ancora un'oretta.
Bene. Bene, bene, bene. Dario, nella tua esperienza, la meditazione è qualcosa per tutti? Secondo me la meditazione è sicuramente una cosa per tutti, nel senso che tutti respiriamo, tutti abbiamo consapevolezza e tutti possiamo coltivare noi stessi. Quindi prenderci un impegno verso noi stessi e fare qualcosa per noi, come per esempio sedersi a meditare una volta al giorno. Secondo me comunque non è necessariamente la soluzione per tutte le persone, perché quello che conta molto anche è la motivazione profonda per cui si fa qualcosa. Quindi la meditazione in realtà ha un posizionamento abbastanza neutro. Una persona deve verificare su di sé, per la propria esperienza, se va bene o se non va bene. E poi c'è anche il tema del fatto che diciamo meditazione, ma ci sono tantissime tecniche diverse, tantissimi stili diversi, un po' per tutte le personalità e per tutti i gusti, no? Perché penso alle differenze che ci possa essere tra la tradizione buddista, sì, Vipassana, se non sbaglio la pronuncia, e lo yoga, no? Cioè, se tu vedi queste due cose, è un po' come appunto due generi musicali diversi, no? Ma infatti volevo che raccontassi a chi ci ascolta, anche per stimolarli a partecipare ai tuoi laboratori o in genere ad avvicinarsi a questo tipo di pratiche, raccontaci come funziona, come avviene un tuo laboratorio di meditazione. Vabbè, io l'ho fatto oggi pomeriggio, però è stata molto interessante. Ok. Generalmente si comincia con una pratica, quindi le pratiche, che vuol dire meditare, si dividono in pratiche formali e pratiche informali. Possono esserci delle pratiche formali come stare seduti con la schiena dritta e stare con il respiro, e pratiche leggermente diverse come una meditazione camminata oppure una meditazione in movimento, che corrisponde allo yoga che conosciamo. Okay? All'interno dei miei laboratori si fa sempre una pratica e poi c'è una parte molto importante di condivisione, perché le persone veramente lavorano all'interno di un gruppo. Quello che vorrei dire è che secondo me il modo di stare all'interno del gruppo, un po' facilitato dalla pratica meditativa, in sé è un modo per coltivare se stessi e per fare un percorso. Quindi è veramente molto importante condividere questo tipo di esperienza. Poi ci sono degli altri modi per riflettere sulla propria vita e per aiutarsi a portare la consapevolezza ad essere veramente uno strumento utile a fare delle scelte libere nella nostra quotidianità. Quindi ci può essere un momento di riflessione su alcuni eventi della giornata e altri tipi di esercizi che vengono affidati al lavoro a casa. E ti volevo chiedere, rispetto al fatto proprio di della pratica, tendenzialmente è molto difficile riuscire a farlo o iniziare a fare questo tipo di pratica da solo, nel senso da solo da sola, cioè serve un tipo di insegnamento, il gruppo, immagino che mettersi lì da solo possa portare magari a, forse anche addirittura ad aumentare i pensieri, non lo so, che pensi a riguardo? Io personalmente, volevo dirlo, sconsiglio di cominciare a meditare da soli, o con un libro, o con i video di YouTube. Non perché le persone non siano in grado di apprendere a fare un esercizio, per carità, però quello che secondo me è molto importante è avere un'esperienza, quindi fare in modo che apprendere la mindfulness possa essere veramente un'azione, quindi sostenuta un po' dalla motivazione. E poi una cosa veramente importante è l'approccio. Se un insegnante ci piace, possiamo continuare ad andare, perché ci trasmette qualcosa anche a livello non verbale. È molto importante apprendere anche come si entra nella meditazione e non soltanto che cos'è. Ok. Senti, una domanda da operatore sociale, no? Come mai hai scelto di destinare e indirizzare questo tipo di esperienza agli attivisti della città dell'Utopia e che fanno un lavoro particolare proprio di relazione, e agli operatori sociali? Il mio intento era quello di offrire uno spazio di presa in carico di sé,
perché molto spesso quello di cui parliamo quando parliamo di lavoro sociale è un lavoro sostenuto da un intento etico. Da un certo punto di vista, meditare e prendere del tempo per sé, per prendersi cura di come si è nel momento presente, è un modo per coltivare l'etica in tutti i giorni. E se non coltiviamo l'etica verso noi stessi, o quantomeno un'attenzione aperta verso il nostro stato mentale, il nostro stato fisico, allora forse potrebbe diventare più difficile coltivare lo stesso tipo di approccio, lo stesso tipo di cura verso gli altri o la realtà sociale. Assolutamente, sottoscrivo. Tanta saggezza in queste parole, e infatti adesso nel mettere la canzone di Giovanni Narducci mi sento un po' a disagio. La metto. No, perché noi abbiamo un cantautore di riferimento. Ok. Che scrive canzoni bellissime. Tra l'altro. Sì, e quindi per chi adesso ascolterà la canzone si immedesima in questa situazione difficile di chi è in attesa di un attack, beh, pensiamo che la mindfulness sia un'ottima risposta. Non ho l'età, non ho l'età per curarmi, non ho l'età. Non ho l'età, no, non ho l'età per curarmi, non ho l'età. Non so cosa dirti, perché tuo medico sai tante più cose di me. Non ho l'età, no, non ho l'età per curarmi, non ho l'età. Lascia che io viva una cura romantica. Oh, non nell'attesa che venga quel giorno. No, 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 l'età, no, 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 l'età per curarmi, no, no, l'età, no, 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 l'età, no, 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 l'età per curarmi, no, no, l'età. Lascia che io viva una cura romantica. E nell'attesa che venga quel giorno, no, non ho l'età, non ho l'età per curarmi, non ho l'età, non ho l'età, no, non ho l'età per curarmi, non ho l'età, non ho l'età, non ho l'età per curarmi. Rieccoci. Mentre andava la canzone, Dario mi ha detto una frase su cui l'ho subito fermato dicendo: dobbiamo ripartire da qui perché è un tema caldo, no? Ovvero la mindfulness non serve per rilassarsi, no? Me l'ha detto così in maniera perentoria, e dato che invece diciamo la retorica attorno alla meditazione è proprio fallo che ti devi rilassare, Dario spiegaci. Allora, diciamo che il rilassamento all'interno della meditazione può essere un bellissimo effetto collaterale, perché se effettivamente riusciamo ad essere un po' più vicini, un po' più uniti, un po' più intimi con il nostro stato interno, con quello che ci sta intorno, riuscire a non reagire giudicando qualsiasi cosa ci sta intorno, vuol dire che molto probabilmente riusciremo ad abbassare le nostre rigidità dal punto di vista dello stare con le cose e le persone. E con le persone. Quindi noi ci rilassiamo per un fatto che siamo più vicini alle cose, non ci rilassiamo per rilassarci e basta. Facciamo un lavoro come andare a vedere un po' il dettaglio nelle cose. E questo può avere l'effetto collaterale di rilassarci. Io stavo per dire essere più unificati con il contesto e il nostro stato mentale, però era un po' complesso. Però ecco, questa è l'idea. Il rilassamento non può essere il primo obiettivo, e sai perché? Perché se io mi siedo per meditare con l'obiettivo di rilassarmi, potrei ignorare un sacco di altre cose importanti. Sì, e anche divertenti. In effetti, guarda, uno dei momenti più interessanti
del laboratorio che abbiamo fatto insieme oggi pomeriggio è stato quel momento che poi ti chiedo di spiegare meglio, nel quale mi hai, dopo una pratica meditativa, mi hai chiesto di scrivere su una lavagna all'interno di uno schema comprendente evento, contesto, sensazioni, emozioni e pensieri, degli aggettivi che raccontassero un evento, nella fattispecie, diciamo problematico, critico, accaduto, un evento mio, sì. Okay. E no, quello è stato un momento molto interessante perché mi ha messo nella condizione di dover dare un nome a delle sensazioni corporee. Ok, guarda, è divertente questa cosa perché questo esercizio è iniziato che io ti ho chiesto un evento piacevole. Bravo. E ora mi stai parlando di un evento traumatico. No, però comunque, che cosa si fa? Si analizza l'evento e si dice che cosa succede all'interno di quell'evento, quali sono gli attori in gioco e poi si tenta di vedere quali sono sensazioni, emozioni e pensieri. Perché? Perché uno dei messaggi alla base della mindfulness è che le nostre emozioni si esprimono attraverso il corpo e quindi le sensazioni e l'attenzione a come il nostro corpo reagisce è basilare per conoscerci. E che poi molto spesso i pensieri e le azioni derivano da quel tipo di reazioni del corpo, da quel tipo di reazioni emotive che delle volte risultano essere un po' non proprio sotto il nostro controllo. Certo, certo. Cioè, vi è mai capitato di fare qualcosa che poi ve ne siete pentiti amaramente? Talmente spesso che intanto mi chiedo chi sono. Ecco, ecco, quella si chiama reattività, cioè fare le cose senza pensarci troppo. Infatti. La mindfulness ci dà un pochino di aiuto nel mettere uno step in mezzo tra ricevere lo stimolo e dare la risposta. Certo, bellissimo. Ma aumenta proprio la qualità della percezione, si percepisce di più, no? Sì. Sei d'accordo, Dario? Questo è il mio parere personale, sì, praticandola. Sì, si percepisce di più perché lavori sulla attenzione aperta, quindi a un certo punto ti dici almeno per 20 minuti al giorno io posso ascoltare tutto, certo, quello che succede. E non devo correre a prendere la metro e non devo rispondere per forza subito al telefono e almeno mi apro un po' a vedere quello che c'è. E tra l'altro guarda, una cosa interessante, almeno che a me è sembrato molto interessante, il fatto che sei stimolato, invitato a dare un nome a quella sensazione, cioè una sensazione che hai vissuto con il corpo, quindi c'è anche un momento molto riflessivo, molto... cioè che non è buttare sulla carta un aggettivo, ma è dargli il giusto contorno. Che soddisfazioni che mi dai. Mamma. Beh, ci sono gli sciamani del vabbè, infatti no, tra l'altro diamola un'anticipazione, in arrivo uno sciamano, o meglio uno sciamannato un amico messicano che verrà a breve in Italia a trovarmi, e lui è un antropologo che vive in Messico e magari lo intervistiamo, un aspirante stregone. Sta allargando la sua intervista a tutto il mondo. Gli sciamani dicono che quando dai un nome all'energia, agli spiriti, c'hai il controllo su quegli spiriti, sulle energie. Quindi dargli un nome non è così scontato, è un'operazione di quelle che si prende padronanza. Mi passi un assist alla Ronaldo, perché durante la nostra conversazione terminale, diciamo, al laboratorio, tu mi hai citato questo esempio della filosofia buddista, quello del genere, il drago. Il drago, sì. Abbiamo parlato dei draghi perché a un certo punto stavamo parlando un po' dei demoni interni, di quello che ci può far paura, di quello che forse vogliamo tenere chiuso in un cassetto perché è la nostra parte di noi che è un po' più difficile da gestire, un po' più disagevole. E io stavo parlando e stavo pensando che nell'iconografia giapponese, buddista, giapponese, okay, i mostri sono importantissimi, ma non c'è mai un mostro che viene ucciso, no? C'è sempre un mostro nel suo splendore. Perché? Perché con la consapevolezza noi lo possiamo vedere, dopodiché fare la scelta è tutta un'altra storia.
Infatti, guarda, una considerazione a Edgardo, che è entrambi psicologi, mi viene da pensare uno dei motivi per cui si parla dell'ombra. Cioè, l'ombra è come un po' il drago che non si uccide, l'ombra c'è sempre, nel senso che il sole c'è, quindi c'è l'ombra. E qui è da interpretare, nel senso che sicuramente ci sono tantissime cose di cui non siamo consapevoli, sì. e che ci muovono. Però a volte, sai, più che l'ombra, dietro quest'ombra poi ciò che ci muove può essere ben visibile se uno guarda, e quindi più che altro perché magari la razionalità, diciamo. Io penso sempre a mia nonna che se sente ombra si spaventa, dice poi mi chiami, ma chi sono ste ombre, cioè, capito? Poi lo dice al medico, gli danno i farmaci, capito? Sì. No, ombre, quello di cui se tu non fai attenzione alle cose, quelle cose ovviamente ti possono condizionare, influenzare, ed è un peccato non saperlo, no? Certo, quindi certo. Questo. C'era anche una cosa che volevo aggiungere prima sul fatto che, perché ho avuto la fortuna di così leggermi un po' di ricerche che pubblicheremo su Radio 32 rispetto proprio alla mindfulness, e in particolare c'erano diversi ricercatori che associavano il fatto di ridurre questo categorizzare sempre tutto, nel senso di giudicare sempre tutto, sempre questo pensiero verbale, no? Così, e stare più sulla percezione. E diciamo che proprio rallentasse sia la percezione del tempo e quindi permettesse un po' di tornare bambini, no? Quando il tempo passa lentissimo, ci metti tantissimo, vedi un fiore, stai lì mezz'ora a osservare questo fiore, quando per noi invece magari appunto gli diamo un nome, diciamo fiore rimane, così, quello rimane, non ci prestiamo più attenzione, no? Quindi è proprio il fatto di ritornare in un certo senso a quella realtà... prima, immediata, non saprei come definire, istintuale quasi, no? Percettiva, bravissimo. Vedi, per fortuna che invitiamo sempre ospiti opportuni per parlare. Dario, io sicuramente ti chiederei di tornare, perché okay. Va bene. Mi sento come che siamo stati tipo, questo è livello 1, no? Però potremmo andare avanti, no? A parlare facciamo di mindfulness. Livello 2, livello 3. Perfetto, dai. Perfetto. Okay. E ci volevi ricordare ovviamente un evento, no? Vi volevo ricordare un evento importantissimo per conoscere la città dell'utopia. Venite al No Border Fest contro ogni frontiera per la libertà di movimento il 22 giugno a partire dalle 19 e poi il 23 giugno a partire dalle 9:30 del mattino. Perfetto, col fatto benissimo. Che Dario torna non ho neanche quell'ansietta di dire ah non gli ho chiesto questo, cioè, beh, però comunque mi ha rilassato, sarebbe bello venisse, che ne so, la prossima volta prima della trasmissione, prima della diretta, 5 minuti di meditazione. Anche no, dieci. Ma io no, ma... anche 10. Ma assolutamente, assolutamente. No, no. Noi ci organizziamo bene per meditare tutti quanti che ci serve, anche perché in realtà, diciamolo, questa cosa che fai, meditazione, appunto insegni queste discipline, queste tecniche a attivisti sociali e operatori sociali, è perché in realtà tu stai creando dei superuomini, perché un operatore sociale con l'attenzione centrata che ti percepisce l'altro, che dà il nome alle cose, però dopo riesce anche a non dare un nome a percepire, cioè stai creando dei super uomini che conquisteranno. No. Vogliamo creare dei super attivisti. Io mi limiterei piuttosto che al super uomo, che mi evoca sempre qualcosa di. No, ma è tanto, tanto il super attivista. Il super attivista sarebbe il massimo. Carino, perché no, dai, oggi penso che ci sia bisogno. Ma poi, di Roberto, tornando un po' seri, noi abbiamo parlato di burnout, operatori, stress. Certo. Quanto è importante per noi che lavoriamo con le persone, col sociale, riuscire a trovare un modo per staccare, per lasciare andare le cose. Infatti, no? Guarda. Forse se no. Come dice, facciamo dei buoni e sani attivisti, eliminiamo il super. Assolutamente, sì. Grazie mille, Dario. Ciao, grazie Dario. Mille a voi, grazie mille. Alla prossima. Thank you.
Stop.